Proverbi, capitolo secondo. I frutti della sapienza. Figliuol mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e inclinando il tuo cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Poiché l'Eterno dà sapienza, dalla sua bocca procedono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano integramente, a fin di proteggere i sentieri della equità e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora intenderai la giustizia e l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene. Perché la sapienza t'entrerà nel cuore e la scienza sarà gradevole all'anima tua. La riflessione veglierà su te e l'intelligenza ti proteggerà, ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre, che godono a fare il male e si compiacciono delle perversità del malvagio, che seguono sentieri storti e battono vie tortuose. Ti scamperà dalla donna adultera, dalla infedele che usa parole melate, che ha abbandonato il compagno della sua giovinezza e ha dimenticato il patto del suo Dio. Poiché la sua casa pende verso la morte e i suoi sentieri menano ai defunti, nessuno di quelli che vanno da lei ne ritorna, nessuno riprende i sentieri della vita. Così camminerai per la via dei buoni e rimarrai nei sentieri dei giusti, che gli uomini retti abiteranno la terra, e quelli che sono integri vi rimarranno, ma gli empi saranno sterminati di sulla terra, e gli sleali ne saranno divelti.